Ciao ragazzi, ciao a tutti. In Proverbi 29 è scritto che è un popolo senza visione, è scritto in una traduzione senza freno. Mi piace molto la Young's Translation che dice che il popolo senza visione è nudo senza coperta, senza copertura, senza protezione da quelle che sono le cose che ti stanno intorno. E oggi vorrei dirti poche parole riguardo a un concetto che la Bibbia chiama visione. Il concetto che la Bibbia chiama visione, oggi è di moda chiamarlo obiettivi, focus, ed è molto facile, oggi come oggi, con tutte le cose che succedono intorno a noi, è molto facile perdere focalizzazione se non hai una visione, una focalizzazione, un obiettivo così forte che motiva veramente tutta la tua vita. E io vedo persone che sono partite praticamente da niente, sono riuscite a fare cose incredibili semplicemente perché avevano un obiettivo e uno in mente. E io comprendo che oggi veramente abbiamo mille cose che ci attirano, a destra e a sinistra, rumori, notizie, e la TV, e questo e quell'altro, e internet, e l'amico e l'amica. Ci sono mille cose che ci attirano di qua e di là. Ma se tu veramente vuoi riuscire, se tu vuoi avere alla fine di questo cammino qua sulla terra, avere raggiunto degli obiettivi importanti per Dio e per te stesso, per la Chiesa e per l'opera di Dio, io ti voglio invitare questa mattina veramente a rinnovare la tua visione. E se tu non hai una visione chiara, se tu domandi a te stesso oggi e dici: ma quali sono i miei obiettivi determinanti? Sto vivacchiando, sto sopravvivendo, o veramente io ho degli obiettivi importanti, forti, che stanno motivando tutta la mia vita? Cosa campo a fare, detto in parole povere? E quindi se tu non hai chiaro quello che è l'obiettivo primario, numero uno nella tua vita, e non generalizzare per favore, il mio obiettivo è glorificare Dio, è servire il Signore, e il mio obiettivo è il regno di Dio. Non dire parole così troppo larghe, specifiche. Qual è il tuo obiettivo? Il mio obiettivo è questo, raggiungere questa cosa, perché Dio ha messo questo nel mio cuore. E se tu non hai questa motivazione, questa spinta, e non deve essere per forza semplicemente una cosa, tra virgolette, spirituale. Molto spesso Dio mette nel cuore di persone degli obiettivi che sembrano materiali, ma che alla fine fanno muovere il regno. Pensa semplicemente a persone che oggi hanno realizzato delle posizioni importanti, fratelli e sorelle in Cristo, posizioni economiche importanti, e stanno sponsorizzando missioni in Africa, chiese, movimenti, opere. E quello perché Dio ha messo nel loro cuore quella cosa, e non soltanto per il fatto dei soldi, ma per poter portare la testimonianza del Vangelo anche in ambiti dove sembra impossibile portarlo. Quindi qualsiasi visione che Dio ha messo nel tuo cuore, io questa mattina voglio veramente invitarti a ricordartela, a tirarla fuori, a rinnovarla, perché è così importante avere una visione che traina tutta la tua vita, essere focalizzati lì, sapere che quando vai a letto la sera non hai passato solo un'altra giornata, ma hai fatto un gradino verso quell'obiettivo che Dio ti ha dato. Ed è molto, molto importante, altrimenti siamo veramente, come dice la Scrittura, nudi dinanzi a tutte le sollecitazioni di questo mondo. Ma Dio ci ha dato un obiettivo, Dio ci ha dato una visione, Dio ci ha dato un sogno dentro di noi. E quel sogno dobbiamo non semplicemente sognarlo ogni tanto quando ci capita, ma farne veramente il motivo della nostra esistenza, vivere ogni giorno per realizzare gli obiettivi che ha messo Dio nel nostro cuore. E se tu non senti, un consiglio pratico, non ti senti motivato, ti voglio invitare veramente a fermarti, a prendere del tempo, a pregare il Signore, a chiedere a Dio che ti faccia comprendere. E non solo questo, ma guarda in profondo nel tuo cuore, perché c'è la possibilità, ascoltami bene, c'è la possibilità che Dio abbia già messo quei semi nel tuo cuore, però siano un po' coperti e non da buona terra. Ricordi la parabola del seminatore? La Bibbia ci parla di
spine, triboli, che sono le sollecitudini di questo mondo, che possono soffocare il seme, quella parola, quella rema che Dio ha messo dentro di te. E non iperspiritualizzare, per favore, ma quella parola che Dio ha messo nel tuo cuore può essere un obiettivo straordinario che può cambiare non solo la tua vita, ma la vita di tante persone. E tu sei stato messo qui, tu sei stata messa qui su questa terra per vivere come il sale della terra, come la luce del mondo. E tu puoi raggiungere straordinari obiettivi, perché Dio è con te. E se Lui è con te, chi può essere contro di te? Quindi cerca dentro di te, insieme allo Spirito Santo, lascia che Lui ravviva se c'è già un seme nel tuo cuore, se non c'è, lascia che Lui lo depositi, che Lui lo confermi, che Lui ti dia forza e visione. Dopodiché fai un progetto insieme a Lui. Incomincia a dire quelli che sono i tuoi obiettivi e come devi arrivarci. E se sono grandi obiettivi, non ti spaventare. Inizia un passo per volta. L'importante è che tu tieni la bussola sempre diretta lì, diretta in quella direzione. E vedrai che Dio costruirà una strada dove non c'è una strada. Dio ti darà le opportunità miracolose per realizzare quello che ha messo nel tuo cuore. Ti abbraccio forte, forte. Che Dio ti benedica. Alla prossima, ciao!